Allora Marco, sono passati 7 anni dal maggio 2012, dal primo evento col DigiFast, porca miseria, sembra ieri, è incredibile, invece tante cose sono cambiate, soprattutto in quest'ultimo anno di collaborazione con Avvi Magazine, dove c'è una macchina che ha raggiunto ormai una maturità pazzesca. Sì, esatto, proprio così. Tanta acqua è passata sotto i ponti, tanto audio e tanto video è passato attraverso i nostri occhi e le nostre orecchie e siamo arrivati finalmente ad ottenere il risultato che sinceramente ha superato le nostre aspettative iniziali. Il DigiFast non è solo una macchina, un pezzo di ferro, ma è una soluzione completa che parte dalla consulenza preinstallazione fino all'installazione e al follow-up con gli aggiornamenti e con lo sviluppo della macchina che segue mese dopo mese. Esatto, proprio così Emilio. Il DigiFast è una soluzione, quindi entrare nel club del DigiFast, così lo definiamo, è una soluzione completa. Parte appunto dalla consulenza in cui si individuano le caratteristiche dell'impianto del cliente, le sue esigenze, le sue specificità, fino ad arrivare all'installazione, quindi preparati con una macchina già pronta per quelle che sono le esigenze del cliente. E successivamente, dopo l'installazione, il cliente viene seguito attraverso gli update, attraverso anche preferenze che magari tende a maturare nel futuro utilizzando la macchina. In questi ultimi mesi in cui insomma, ho visto le installazioni col DigiFast aumentano sensibilmente, immagino che ne avrei viste di tutti i colori, ecco, magari se mi puoi, anche perché non solo dal punto di vista audio, ma video, perché tu di fatto ti occupi alla fine, sei tu che hai le mani in pasta, che fai, ti occupi anche della precalibrazione di tutto ciò che trovi dal tuo cliente, dal videoproiettore al display, immagino che anche da questo punto di vista ne vedrai di tutti i colori, ma soprattutto di audio, quindi mi piacerebbe ascoltare qualche aneddoto a proposito di quello che trovi. Sì, ce ne sono tantissimi, Emilio. Si va dal cliente che pensa di avere un impianto perfetto e poi magari il subwoofer lo trovi scollegato, e quindi non si è mai reso conto che il suo impianto suonava senza subwoofer. Una cosa che mi capita spesso è di trovare schermi, i cosiddetti mangialuce, quindi schermi neri, in ambienti completamente oscurati. Questo crea una problematica di illuminazione, e quindi di luminosità dell'immagine, che ai tempi dell'HDR REX 709 era forse meno sentita, ma adesso in tempi di 4K HDR avere tanta luce sullo schermo ha la sua importanza. E quindi da quel punto di vista adottare degli schermi neri, quindi in ambienti completamente oscurati, è secondo me un autogol, perché va chiaramente a detrimento di quella che è la luminosità dell'immagine, senza dare poi grandi valori aggiunti, visto che io non ho luce da assorbire filtrante all'interno del locale, se non quella del proiettore stesso, ma tu mi insegni che i proiettori attuali non hanno quelle grandi problematiche e invece sono affamati di, insomma, di nits, quindi vogliamo i nits. E per volere i nits purtroppo ci vogliono schermi a meno guadagno unitario in ambienti completamente oscurati. Con piacere faccio prima un piccolo cappello su quello che sono state le innovazioni che il DigiFast ha portato in questi ultimi mesi. Ha portato, come ben sai, e ne abbiamo parlato anche estensivamente, il famoso tone mapping dinamico frame per frame che ha veramente rivoluzionato il modo di riprodurre il materiale 4K HDR. Ma non solo questo. Ha portato anche modifiche importanti alla skin, perché, come si dice, l'abito fa anche il monaco, nel senso che è giusto che un apparecchio che ha una tal livrea debba avere anche ovviamente un'interfaccia particolarmente gradevole. E quindi siamo riusciti, ecco, a migliorare questa interfaccia inserendo tutti i dati, i metadati relativi ai file video, ai dischi che vengono inseriti, quindi il cliente si trova in library tutti i loghi relativi alle parti audio, alle parti video, quindi le copertine vengono personalizzate per il 4K, quella con il logo 4K. Questo è interessante perché chiaramente crea una fruizione più giocosa dell'apparecchio e quindi più gradevole. Un'altra cosa importante che abbiamo aggiunto è che queste skin sono scalabili sui 21 noni.
quindi negli schermi 21 noni la skin viene riscalata al 21 noni riposizionando tutti gli elementi perché stiano all'interno dello schermo 21 noni, quindi è stato necessario ridisegnare gli elementi della skin per fare in modo che rimanessero all'interno dello schermo 21 noni, che venissero visualizzati correttamente. Ecco, un'altra cosa che abbiamo inserito: miglioramenti al motore audio. Il motore audio ora è personalizzabile dall'utente, l'utente può decidere se ascoltare in stereo, con correzione, senza correzione, in 5.1, in 7.1 o in 5.1 allargato, quindi avendo fondamentalmente tutti i 7.1 magari altoparlanti del suo impianto assolutamente attivi nello stesso momento e matchati perfettamente anche in presenza di segnali solamente 5.1. Non è un semplice upmix, ma è un vero matching del segnale che viene ripartito come nei cinema sui vari altoparlanti, tenendo conto dei tempi di ritardo dei vari speaker. Prossimamente ci aspettano altre cosette interessanti, ad esempio la possibilità di collegare più display al Digifast, indipendentemente dal discorso dell'EDID, quindi un EDID per ciascun display, una calibrazione per ciascun display, e il Digifast quindi può essere collegato indifferentemente alla TV di casa, magari calibrata anch'essa con un impianto differente o quant'altro, con il motore audio incluso ed escluso, insomma delle personalizzazioni che automaticamente diventano attive al momento che la persona collega uno schermo piuttosto che un altro. Un'altra chicca, ad esempio, è una rivoluzione ancora nuova del tone mapping, quindi avremo qualcosa di ancora più innovativo e ne parleremo sicuramente nei prossimi mesi. E a tutti quelli che vogliono venire a conoscerci e quindi a provare l'apparecchio, venite a trovarci. A Inveruno organizzeremo delle demo a partire dall'anno prossimo, stiamo rifacendo la sala demo nostra a Inveruno, e con il prossimo anno organizzeremo degli eventi che non mancheremo di pubblicizzare su AV Magazine nel thread apposito e anche attraverso le newsletter del sito, in maniera tale che voi siate informati e possiate eventualmente, se volete, partecipare e vedere che cosa il Digifast realmente offre, toccandolo, sentendolo, guardandolo con le proprie mani, con i propri occhi e con le proprie orecchie. Un gran saluto a tutti e a chi vorrà, benvenuti nel Club Digifast.